Il nostro paese sta assistendo a un'importante transizione demografica. Infatti, siamo ormai a quasi il 20% della popolazione italiana che ha un'età superiore o uguale a 65 anni. E nei prossimi anni questa fascia di popolazione crescerà ancora, ma cresceranno soprattutto quelle fasce di popolazione sopra i 75 anni e sopra gli 80 anni. Questo comporterà un aumento del numero di persone che avranno più patologie e dovranno quindi assumere più farmaci. Un altro fenomeno associato a questo incremento demografico è l'uso di più farmaci contemporaneamente. La politerapia è un fattore molto importante da considerare sia nell'ambito della farmacologia che della medicina, perché pone agli operatori sanitari, ai medici, ai farmacisti, ma agli stessi pazienti nuove sfide per un uso appropriato e sicuro dei farmaci. Con più farmaci si prendono, è molto semplice immaginare che è più facile avere delle interferenze tra un farmaco e l'altro. Quindi conoscere queste interferenze, saperle gestire, saperle prevenire ha un impatto di salute molto importante. Quindi disporre di strumenti e di progetti che siano in grado di mettere a disposizione dei diversi operatori sanitari, ma degli stessi pazienti anche informazioni su quelle che sono le interazioni più frequenti e i rischi più comuni che questi soggetti corrono è di estrema importanza. Quindi un progetto come quello proposto da Medigeni è sicuramente importante, soprattutto in un campo come quello oncologico, dove le terapie che vengono utilizzate per curare i tumori e le malattie oncologiche hanno spesso un indice terapeutico molto ristretto, cioè hanno come dire, un rapporto tra quello che è il beneficio atteso del farmaco e quelli che sono i rischi connessi all'uso con questi farmaci molto, molto ristretto. Quindi è facile passare da un beneficio a un evento avverso. E questo è spesso anche condizionato dall'interferenza di farmaci che si assumono anche per delle patologie croniche che possono essere presenti insieme al problema oncologico. Quindi è estremamente importante sia per il medico, ma soprattutto per il paziente, poter avere queste informazioni. Non sempre le informazioni che si trovano sulle schede tecniche, sul foglietto illustrativo dei farmaci, sono così facilmente comprensibili. Spesso creano ansia nel paziente. Quindi avere da parte del proprio medico, del proprio farmacista, un interlocutore con cui discutere di questi problemi è sicuramente importante. La conoscenza è diciamo, l'elemento fondamentale per prevenire quelli che possono poi essere degli incidenti o dei rischi connessi all'uso improprio dei farmaci. Prendere tanti farmaci vuol anche dire spesso usare in maniera impropria i farmaci o addirittura può avere un effetto anche negativo su quella che è l'aderenza alla terapia secondo quello che ci è stato, diciamo, indicato dal medico o dallo specialista. E molte volte avere troppi medici è di per sé un fattore di rischio anche per consumare troppi farmaci. Quindi tutti questi fattori è importante cercare di controllarli e di conoscerli. Il medico di medicina generale sicuramente ha un ruolo importante nel coordinare e nel gestire questa complessità terapeutica e sempre più il suo ruolo sarà quello di coordinatore delle diverse strategie terapeutiche messe in atto dai diversi specialisti. La fonte di informazione a cui il medico ha accesso per avere queste informazioni deve quindi essere una fonte affidabile, indipendente. Deve fornire quelle informazioni che gli permettono di gestire al meglio le situazioni più critiche e più complesse e nello stesso tempo di interagire col paziente per fornire al paziente quelle informazioni che permettono di seguire in maniera più appropriata le cure a cui è sottoposto. Il progetto di Medigenia ha proprio questa finalità, quella cioè di mettere a disposizione dei diversi operatori sanitari, ma degli stessi cittadini e degli stessi malati, questo tipo di informazione.